2016 del 2004 ha cominciato a dare una programmazione diversa a quella che era la formazione dei piani, dei nuovi piani regolatori, i cosiddetti PUC, imponendo delle date fisse, certe, per la formazione e l'automazione dei nuovi piani regolatori, basati sull'approvazione di quello che è il piano territoriale di coordinamento provinciale, ci siamo dovuti muovere per forza, perché logicamente avevamo delle date su cui fissare l'obiettivo, perché se no altrimenti saremmo stati nuovamente commissariati e sarebbe venuto un commissario esterno, come è successo per il primo piano regolatore, a formare quello che è la strumentazione urbanistica comunale. E questo logicamente non è un bene, perché logicamente chi viene da fuori non conosce le problematiche e ci troveremo ad avere più problemi di quelli che siamo attualmente. Per cui già dal 2011-2012 ci siamo cominciati a muovere insieme alla provincia, partecipando alle varie conferenze diciamo di formazione dei PUC che la provincia ha messo in piedi, e sono state forse penso 10-12 incontri che si sono avuti sia a Salerno sia a Ravello per la formazione di questo nuovo piano regolatore. A un certo punto si era pensato che il piano territoriale di coordinamento provinciale potesse dare delle indicazioni da trasferire poi nei piani urbanistici comunali che andassero al di là di quelle che erano le previsioni di PUC. Per cui giustamente i comuni, compreso Positano, si erano avviati su questa via sperando che si potesse avere un nuovo piano urbanistico comunale che andasse al di là delle previsioni restrittive del PUC. Ad un certo punto le strategie vengono modificate, si cambia nuovamente registro, la provincia ci comunica, dopo che avevamo fatto già una parte del lavoro, ci comunica e dice no, purtroppo la regione non manderà in deroga, per cui quello che noi possiamo inserire nel piano territoriale di coordinamento provinciale sono precisamente le previsioni di cui. Per cui a quel punto l'amministrazione comunale blocca tutta la macchina e scrive la nota, stiamo parlando del 2013, alla provincia, alla regione e per conoscenza alla Corte dei Conti, in cui praticamente si blocca la macchina e dice guardate, visto che le condizioni sono queste, l'amministrazione comunale non ha nessuna intenzione di andare avanti nella formazione del PUC spendendo 100-150 mila euro per una nuova progettazione che porterebbe ad avere un piano regolatore, quindi un nuovo PUC, solo con il nome cambiato, cioè nel senso che le prescrizioni che noi potevamo andare ad avere su una nuova strumentazione urbanistica erano tale e quale quelle che abbiamo attualmente, soltanto che anziché chiamarsi piano regolatore generale si sarebbe chiamato PUC. Questo era il cambiamento, per cui l'amministrazione dice no, noi a questo punto non ci stiamo più, lo spenderemo una lira, commissariateci, poi manderemo tutta la Corte dei Conti e vedremo che cosa succede. E questo ha avuto l'apice nel dicembre 2013, quando è stato questo? Adesso non ricordo, novembre 2013. Dopodiché, che cosa succede? Succede che entra in vigore la legge regionale 16-2014. La legge regionale 16-2014, in particolare al comma 80 dell'articolo 1, dà delle previsioni diverse. Cioè dice che fin quando la regione non va ad approvare i piani territoriali, i piani paesaggistici regionali, che avranno poi la valenza di sostituzione reale del PUC, tutti i PUC, quindi i piani urbanistici comunali, che vengono adottati, quindi che risultano conformi alle norme del piano territoriale di coordinamento provinciale, possono andare in deroga al PUC. E questo voi capite bene che è un cambiamento, diciamo, radicale di quella che è come pensare a questo punto la programmazione.